Salve a tutti ragazzi e ragazze. Allora, oggi vi faccio vedere l'altro acquisto che ho fatto di libri e voi vi chiederete perché prima vi ho fatto vedere il numero 2 e poi il numero 1. Perché io avevo acquistato proprio in questo ordine, ho acquistato prima il secondo volume, convinta che il primo non fosse necessario. Invece, mi sono resa conto e mi sono ricreduta che in effetti, dovete acquistare prima questo il volume numero 1 perché ha delle nozioni e delle notizie più precise su alcune cose che poi, si evolveranno nel volume numero 2. Allora, questa è La tecnica dei modelli donna-uomo, volume 1. Di Antonio Donanno, dove ci insegna a realizzare gonne, camicie, pantaloni e tute, cioè quindi carta modelli di questi abiti. Allora, andiamo un attimino a sfogliare così un po' velocemente, ma vi spiego il perché poi penso che sia da prendere prima questo. Allora, iniziamo. Qui ovviamente c'è una prefazione, parla un po' del taglio, cioè come è inteso nella moda, il taglio e quant'altro. Poi abbiamo l'indice dove ci spiega i vari capitoli. Si inizia con una tecnica sartoriale, quindi ci fa vedere inizialmente gli strumenti e le attrezzature per realizzare i cartamodelli, tutto quello che serve per realizzarli, tutti gli strumenti e le attrezzature che servono per la confezione e lo stiro. Poi ci parla un po' del tessuto, quindi varie sezioni di tessuto, le trame e quant'altro. Infatti ci insegna i componenti del tessuto, l'ordito, la trama, la cimosa, che saranno importanti poi nel momento in cui dovremo piazzare il cartamodello su stoffa. L'altezza del tessuto ci spiega lo stesso che cosa significa. Abbiamo qui i modelli, il cartamodello, ti fa vedere insomma il modello cartamodello, com'è la rappresentazione grafica del cartamodello. Qui ci spiega il dritto filo del modello, che è importante, come dicevo prima, conoscere la stoffa, sapere che cos'è il dritto filo e quindi andare a posizionare cioè sulla stoffa il cartamodello nella posizione corretta. Dopodiché, parlerà anche della parte industriale dei modelli, quindi come ci sarà lo sviluppo delle taglie, come sono le tacche, i segni che ci sono all'interno di ogni cartamodello. Poi abbiamo una spiegazione dell'anatomia del corpo umano e delle proporzioni della figura che secondo me è essenziale, perché questo vi fa capire molte cose. Quindi, cioè capire com'è strutturato un corpo umano è importantissimo, perché così ci si può anche regolare quando si fa un cartamodello se è giusto o sbagliato nelle proporzioni che noi facciamo. Poi abbiamo quello che riguarda la conformazione del corpo della donna, ci dice le varie forme, ci dice le varie posizioni, quindi le posture che noi abbiamo su un corpo o su un altro, che dobbiamo, la prima cosa che dobbiamo capire quando stiamo per realizzare un cartamodello, specialmente su misura, guardare il corpo della persona a cui dobbiamo realizzare il cartamodello per poter fare prima del taglio, prima della prova di tutto l'abito, quello che sia, dobbiamo già andare a correggere determinate situazioni. Quindi qua ci dice le varie forme, ci dice le varie posture, il bacino con le gambe. Quindi sono tutte cose importanti che dovete leggere e capire. Questo è veramente importante, anche la parte delle spalle, c'è ad esempio chi ha le spalle spioventi, chi invece ce l'ha più ossute, chi ce l'ha muscolose, chi ce l'ha squadrate, quindi è veramente il cartamodello su misura. Quindi l'interpretazione anche qui del figurino, c'è pure una piccola base che questa pure è importante. E la differenza che c'è, ovviamente fa vedere anche la differenza che c'è tra la foto stampata e il figurino, ma questo diciamo che è più per gli stilisti. A me piace più la parte cartamodello, quindi modellistica e sartoriale. Il figurino non sono molto predisposta, quindi lo guardo molto poco.
Poi abbiamo anche la terminologia sartoriale. Che cos'è la terminologia sartoriale? Sono tutti quei termini che noi troviamo ogni qualvolta andiamo a leggere una rivista di modellistica, ma anche le famose, che ne so, il Cartamodelli Magazine che vi faccio vedere sempre lì. Trovate spesso delle diciture che sono importanti, ad esempio l'appiombo, quindi capire che cos'è l'appiombo, che ne so, il kimono, manica e kimono. Uno dice, non tutti sanno che la manica kimono, qual è, che è una forma di una manica. Le paramonture, quando si trovano le pieghe, le pence, lo spacco, la svanatura, le tacche, insomma tutte queste terminologie che troviamo spesso sui cartamodelli. Poi abbiamo le misure. Ovviamente qui ci dice come prendere le misure, ma nello stesso tempo abbiamo anche le misure industriali, perché se noi non abbiamo le misure precise di una determinata persona, quindi non dobbiamo fare proprio un su misura, abbiamo anche delle tabelle di riferimento. Oppure, non so, ci viene un dubbio su una misura piuttosto che un'altra, dici perché, ma è possibile che quella persona, non so, c'ha 20 di circonferenza vita, non può essere se ad esempio ha un bacino di una certa. Quindi comunque ci dà anche dei punti di riferimento. Qui c'è anche la tabella per la vestibilità, quindi ci spiega i vari tipi di capi, quanta vestibilità occorre in ogni capo, quindi dal costume che è un non ha vestibilità, anzi viene tolta, fino alle giacche, cappotti e quant'altro dove viene data un'ottima vestibilità. Abbiamo poi dopo tutte le simbologie e le abbreviazioni, quindi i simboli che troviamo sui cartamodelli e le abbreviazioni, ad esempio D.F, dritto filo, MOL, molleggiare, SC, scartare. Quindi abbiamo anche queste diciamo abbreviazioni che a volte le troviamo su dei cartamodelli e non sappiamo che cosa significa, invece qui abbiamo le spiegazioni. Dopodiché, dopo tutta questa preparazione, che questa secondo me è la parte più importante di questo libro, credetemi. Se capite tutto quello che c'era prima, questo che viene dopo è molto più semplice. Allora, inizialmente abbiamo le gonne. Allora, qui ci spiega varie componenti anche di gonne antiche, forme, silhouette, tutto quello che si deve capire quando si realizza una gonna. Quindi ci sono varie tipologie che le mettono tutte qui. Qui sotto ci sono tutti, ogni numero ha una spiegazione, quindi non so, la gonna a tubino, oppure quest'ultima, la gonna a palloncino, la gonna con drappeggio, e quindi sono tutte le varie, diciamo, la spiegazione delle varie forme delle gonne. Ed adesso, cioè, piano piano, ci fa vedere come prendere le misure per le gonne. Quindi solo ed esclusivamente per la gonna. Ci dice come prendere le misure, quali sono le misure e si inizia a realizzare la gonna, quella a tubo, la classica, quindi la base delle gonne. Quindi una volta che si è realizzata la base per le gonne, vi posso assicurare che in questo volume potete fare un trilione di gonne, perché ce ne sono veramente tante, 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 con i niteli, plissettate, dritte, svasate, con la baschina, cioè tutte con più taglio, con più pieghe, con a vita alta, a vita bassa, insomma vi spiegano tutte le gonne che secondo me esistono. Questa ad esempio asimmetrica e drappeggiata, c'è questa qui che è una fantasia drappeggiata con questo fiore sotto. Ci sono queste con le balze, la gonna ruota, semiruota, un quarto di ruota, e la base, quella a un quarto di ruota, vi fa vedere come va posizionata. C'è il piazzamento della gonna, vedete? Quindi questo libro è veramente molto molto dettagliato. Quello stesso per la gonna, quella a ruota, per la gonna a mezza ruota, la ruota intera, e quindi tutte quelle con le pieghe, con i teli, con lo sfondo, con la piega, cioè
ragazze, veramente non ve le faccio vedere tutte, non ve le dico perché sono veramente tantissime e anche molto belle. Arrivati insomma alla fine delle gonne, non ci lasciano abbandonate a noi stesse. Perché? Perché ci dà delle indicazioni su come correggere i difetti per le gonne a tubo, che poi alla fine sono le correzioni che vanno un po' su tutte le gonne che sono più strette, no? Allora, se ad esempio abbiamo l'addome sporgente, ci dice come ci dobbiamo regolare per fare per correggere il cartamodello. Se abbiamo il sedere sporgente, se abbiamo i fianchi, il sedere piatto, se abbiamo il sedere largo, se abbiamo il sedere stretto, insomma, è per tutti i sederi. Quindi, quando facciamo una gonna dritta, qualunque sedere noi abbiamo, abbiamo una bellissima gonna. Dopodiché passa alle gonne pantalone. Anche qui ce ne sono tantissime, dalla gonna pantalone base a quella con il cavallo più lungo, col dietro più profondo, quella svasata, allargata sul fondo, quella con un quarto, sempre come se fosse la gonna a un quarto di ruota, e la gonna pantalone a portafoglio, quella con le pieghe sciolte, con la mezza ruota e quant'altro. Quindi anche sulle gonne pantaloni ne abbiamo tantissime. Dopodiché passiamo ai pantaloni. Anche qui ci spiega varie tipologie di pantalone, che è sempre importante perché viene una vostra cliente e vi dice: io vorrei il pantalone a pinocchietto e voi gli fate, non so, il pantalone alla zuava, non va bene. Quindi tutti i pantaloni hanno un taglio e qui abbiamo tutte le terminologie dei pantaloni. Dopodiché dobbiamo prendere ovviamente le misure. Qui ad esempio, ecco, questo è carino perché anche nelle lunghezze ci dà i nomi, ad esempio lo short, il calzoncino classico, Giamaica, Bermuda, ciclista, torero, alla capria, alla pescatora. Quindi pure sulle lunghezze abbiamo tutte le diciture. Dopodiché ci fa prendere le misure per realizzare il pantalone base con le pence, proprio la base. E da questo, dal pantalone base, le varie tasche, che sono veramente importanti. Quindi ogni pantalone ha le proprie tasche, a filetto, le tasche quelle per i jeans, quella diagonale, insomma, le tasche, ogni pantalone ha la sua tasca. Una volta fatto quello base, ovviamente vi dà anche il jeans, come si fa, e vi fa vedere come si fanno le tasche. Abbiamo un pantalone, pantaloni larghi in alto, e questi, che ne so, il pantalone prima man, che questo è importante perché vi può servire anche non soltanto a cucirvi il pantalone prima man, ma se avete un paio di pantaloni capite anche come allargarli per poterli rendere prima man. Ci sono i pantaloni svasati, il pantalone a vita bassa, quindi come abbassare la vita quando li dovete confezionare. Il pantalone invece a vita alta, che a me piacciono tantissimo perché io sono un po' tracagnottina, mi pare che mi sfina e mi alza, non lo so. Il pantalone con l'elastico in vita, quindi ecco i pantaloni alla zuava, come diciamo prima, l'odalisca. Ci sono short, pantaloni alla cavallerizza, bermuda e tutto quello, insomma, le pantacalze, le tute da ginnastica. Quindi, e qui arriviamo invece alla correzione, come c'è stata della gonna, andiamo alla correzione del pantalone. Quindi chi ha il sedere piatto, chi ha il sedere sporgente, chi ha le cosce piene sul davanti, chi ha l'addome sporgente, chi ha le gambe storte, chi ce l'ha te, insomma, correggiamo tutto, ci correggiamo e diventiamo perfette. Quindi quando indossiamo i nostri capi siamo veramente perfette. Dopodiché andiamo altri tipi, tipologie di tasche, quelle che vanno anche sulle gonne oppure vanno anche sul pantalone, ma sono tasche particolari, quindi la tasca quella applicata a toppa, abbiamo quella inserita nella cucitura, abbiamo quella tagliata con la forma che si vede sul davanti, ci sono queste con i profili e la tasca con il profilo con l'aletta sopra. Vi fa vedere come si realizzano queste varie tasche. Vi fa vedere come confezionare, e questo non è poco, le tasche, perché a me mi è capitato ultimamente che sto cucendo un paio di pantaloni, non ho trovato la, la
la spiegazione su come andavano inserite e questo libro mi è stato utile, altrimenti succedeva un casino. Dopo che abbiamo visto anche le tasche, andiamo al corpino e alle camicie. Anche questo è veramente una cosa eccezionale. Mi è piaciuta tantissimo le spiegazioni più che altro. Allora, all'inizio ci fa vedere vari tipi di corpini, anche quelli più antichi. Ci dà la terminologia lo stesso del corpino, quindi lo scollo, la spalla, lo scalfo, quindi così sappiamo quando troviamo queste parole dove andare a vedere, cioè perché se mi dice lo scalfo che sarà questo, questo, quello, e invece noi abbiamo tutte le diciture, quindi il centro davanti, il centro dietro, lo scalfo, la spalla, lo scollo, il fianco, la linea della vita, la linea del seno, la linea del carré, quindi tutte queste informazioni importantissime per poter poi capire quello che dobbiamo fare, quello che ci serve. A questo punto andiamo a prendere le misure, come dice il libro, e si inizia a fare la base del corpino con le pence. Allora, io devo dire che ho provato vari sistemi, più o meno professionali, più o meno, non lo so, famosi, no? E devo dire che la maggior parte di quelli che mi sono risultati più semplici sono con questa struttura che ha tutte queste linee base che poi si uniscono, si perfezionano man mano andando avanti. Cioè, non so come spiegarvi, ma è proprio questo tipo di struttura che ho trovato più semplice rispetto ad altre, ok? Allora, andiamo avanti. Qui ci fa vedere come realizzare prima la parte dietro, come realizzare la parte davanti e quindi il giro manica, tutte queste riprese, queste cose che piano piano stanno scritte tutte sotto, poi comunque ci sono proprio, ti dice la lettera, quello come devi fare, i calcoli che ci sono da fare. Non è difficile, bisogna soltanto stare attenti alle spiegazioni e non viene male. Dal corpino dobbiamo ovviamente andare alle maniche. Alle maniche ci dice ovviamente le varie tipologie di maniche e l'analisi anche come abbiamo fatto prima per la pancia con il sedere. Adesso andiamo pure a vedere ovviamente la postura delle nostre braccia, no? Ad esempio abbiamo delle braccia normali, regolari, delle braccia che sono più fine, braccia grosse, braccia molto grosse e quindi dobbiamo stare attenti quando andiamo a creare il cartamodello di vedere che tipologia di braccio abbiamo. E ovviamente c'è tutta la costruzione della manica, c'è la manica quella a giro classica, c'è anche lo sviluppo della manica, c'è tutto lo sviluppo della manica. Dopodiché c'è il controllo, che è la parte veramente più importante, perché ragazze, a me se non lo trovi scritto da qualche parte e sei autodidatta, come fai a capire che devi andare a fare dei controlli prima di tagliare e di la stoffa che poi dopo vai a buttare, perché poi una volta tagliata, essendo autodidatta, non puoi capire come andare a sistemarla, ok? Quindi questi controlli che vengono fatti sul giro manica, sul giro collo, sulle spalle, che poi verranno scritti qui su questi libri, ma non solo su questi, ce ne sono tanti altri libri che sono spiegati in questa maniera e sono secondo me tutti corretti. Quindi da questo piano piano si fanno i controlli e uno capisce se è giusto questo giro manica per lo scalfo del corpetto che è stato realizzato. Quindi poi abbiamo la base del corpino senza le pence, il giro manica, lo stesso, questa è la base proprio della manica. Poi abbiamo per la camicia aderente, la manica per camicia con polsino, abbiamo le paramonture per capire come si creano le paramonture per la camicia, i margini di cucitura che vengono ovviamente detti e se uno segue. Si fanno i margini di cucitura, io li faccio direttamente sul cartamodello, quello di carta, in modo tale che quando taglio ho i centimetri quelli esatti del margine. Poi abbiamo, beh, la base della camicia senza pence, la camicia col carré,
E qui le correzioni ovviamente del corpino. Quindi, se hai le spalle regolari, se sono spiovente, se sono squadrate, se sono in una certa maniera, devi abbassare o alzare le spalle, devi abbassare o ad alzare il giro. Quindi tutte le spiegazioni sono veramente precise. Ad esempio, ecco, anche correggere chi ha il seno grosso, chi ha il seno piccolo, il seno regolare, perché se noi andiamo a realizzare un corpetto per un seno, cioè facciamo come se fosse un seno normale e poi invece c'è il seno grosso, ovviamente tira, non è fatto bene, vengono delle pieghe e quindi qui ci spiega cosa dobbiamo fare per evitare quelle cose antiestetiche più che altro. Chi è, ad esempio, questa è per la schiena curva, la schiena quella rotonda, la schiena rovesciata, insomma, tutte le varie differenze sulla schiena. Poi abbiamo le scollature, i colli e le camicie. Per le camicie, lo scollo a V, la scollatura quadrata, la scollatura rotonda, barchetta, fantasia, cuore. Morbida, alzata, tutte le varie scollature che ci sono e poi una volta che abbiamo finito le scollature si inizia con i colletti, la base per il colletto per la camicia da donna, poi ovviamente ci sono le varie tipologie di colletti che vengono poi insegnati facendo ovviamente tutti i passaggi che viene detto dal libro, i colli con le scollature profonde, il collo ad anello, il collo a fascia e la manica a giro, cioè tantissimi, veramente ce ne sono veramente tanti. Poi c'è il collo, ad esempio questo è il collo che ho fatto per la camicia, sì, per la camicia, per la giacca, che non mi ricordo se ho messo su Mani Creative Cucito la foto, e ho fatto metà collo con la ruche oppure chiamiamolo jabot come volete, e metà l'ho fatto invece a châle, che sta qui, ecco. Quindi ho fatto in una giacca, ho unito questi due colli, perché poi alla fine potete avere tanta fantasia quando create il cartamodello da voi. Questo ad esempio è molto carino, il collo a mantellina, se vi piace chi fa i cosplay, no? Poi ci sono quelli trappeggiati, l'americana, anche questo è molto carino. Collo tipo dei Medici, mi piace tanto. E poi vabbè, c'è questo collo a corolla, lo sciallato. Qui parlo di tutte le paramonture, come si fanno le paramonture, come si inseriscono nei vari capi. Dopodiché abbiamo l'elaborazione del corpino base con le pence, cioè cambiando le pence. Quindi veramente spostare una pence o aggiungere una pence a un corpino crea delle forme sempre diverse. Questa cosa è affascinantissima proprio. Infatti vedete, cioè, diciamo, ogni pence, queste ad esempio sono quelle sulla spalla, una pence, tre pence, tutte pence così, una pence che chiude qua, le pence trasversali dalla spalla in giù, oppure dalla scollatura, oppure dal fianco, dal giro manica, dal centro davanti. Sono delle cose veramente, cioè, a me affascinano da morire. Qui poi c'è anche proprio la tecnica per spostare le pence. Quindi avete la pence davanti, la chiudete per aprire la pence sul seno, la chiudete per aprirla, non so, sul collo. Dipende, ad esempio, ecco, questo è il garbo, del modello, no? Per vedere, insomma, se c'è un seno un po' diverso, quindi per dargli il garbo. Ma io ve lo straconsiglio questo libro, veramente interessante e ben spiegato. Qui ovviamente tutto quello che riguarda le pence, e dopo c'è, poverini, un pezzettino di libro, proprio piccolo piccolo, per quanto riguarda gli uomini. E quindi è lo stesso, abbiamo la presa delle misure, abbiamo le taglie, quelle industriali da uomo, e cioè, ci fa vedere come realizzare la base per la camicia, dei 2-3 camicie, non lo so, e poi i vari colli, i pantaloni, i poveri maschietti, è finito lì perché non è che c'è tanto da poverini, non è che c'è proprio tanto da
cioè, non ci sono tante varianti, insomma, il pantalone può essere pantalone corto, lungo, la base jeans, la base di un pantalone, ecco, da cavallerizzo, ma non è che siano proprio tante tante le cose. Dopodiché, alla fine, che anche questo a me non piace, cioè non interessa probabilmente, è lo sviluppo delle taglie, perché questo diciamo che è più una parte industriale, oppure chi fa in serie delle gonne, delle camicie, quindi non mi piace. Per lo sviluppo delle taglie spiega anche gli accessori che servono, dice insomma, ecco, con le squadre, per gli sviluppi ci sono delle squadre particolari. E ti fa vedere in poche parole quando si aumenta dalla taglia 40, 42, 44, eccetera, eccetera, come si fa sulle gonne, sui pantaloni, sulle magliette e quant'altro. Ma a me non piace, cioè non mi sono mai interessata. Allora, questo è quello che riguarda. Mi sono anche allungata, vi sarete anche annoiati. È quello che il libro della tecnica dei modelli, Donne e Uomo, volume 1. Spero che vi sia piaciuto questa recensione del libro, che vi possa essere utile per poi andare avanti. Ok? Ora io vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.